Parchi è una startup innovativa che offre soluzioni di parcheggio e ricarica per la micromobilità sostenibile. È nata nel 2020, che ho acquistato il monopattino grazie al bonus mobilità. Ho iniziato ad andare in giro col monopattino e mi sono ritrovato che non sapevo mai dove parcheggiare e anche ricaricare se andavo un po' più lontano. E così è nata l'idea. Una rastrelliera intelligente che permette di parcheggiare in sicurezza e ricaricare i monopattini elettrici e le bike. Innanzitutto è possibile poter fare la prenotazione da remoto, da casa, per il parcheggio per il giorno successivo, poi è anche possibile ricaricare direttamente grazie ai caricabatterie che sono all'interno della rastrelliera, quindi non c'è bisogno di portarselo dietro da casa, e poi si può parcheggiare in sicurezza grazie ai lucchetti intelligenti. Grazie al fatto che sono un architetto mi è stato facile inizialmente fare i progetti, fare il prototipo, poi dopo per la produzione mi sono avvalso di collaboratori esterni sia per la produzione proprio dell'oggetto in sé che anche per quello che è il precablaggio e poi l'installazione finale. Parchi è già in fase di vendita, ci sono dei clienti, diversi clienti, tra questi proprio c'è la cicletteria che è posizionata presso la stazione dei treni di Parma ed è gestita dal comune proprio, e dove sono state installate una rastrelliera per monopattini elettrici e una rastrelliera per e-bike. Uno dei vantaggi che ha il cliente è quello di avere un'app di back office che permette di avere il monitoraggio dei parcheggi e dei movimenti di tutto quello che avviene nella movimentazione dell'attività della rastrelliera. Offre la possibilità di potersi recare al lavoro grazie a questi veicoli che non inquinano e che non producono smog. In questa maniera offre proprio un servizio di sostenibilità. Il parchi ha già pensato ai contesti come quello degli hotel, dei campeggi, ma anche quello delle grandi aziende, oppure quello per le pubbliche amministrazioni. Sono già stati proprio pensati dei progetti fatti apposta e infine vorrebbe entrare nel mondo sharing.